tutti ragazzi, bentornati su Bonsai da Principianti. È arrivato finalmente il momento di fare il rinvaso a questi tre aceri palmati e di farne un piccolo boschetto così come da progetto iniziale. E oggi non mi dilungherò tanto in spiegazioni, anzi andremo subito al sodo. E prima di continuare con il resto del video vi chiedo soltanto di mettere un bel mi piace in modo da premiare anche questo mio lavoro, farmi sapere che vi interessa e iscrivervi al canale in modo da non perdervi altri video come questo. Allora, bando alle ciance, iniziamo subito. Thank you.
Eccoci, abbiamo completato questo primo step per la realizzazione di un boschetto di aceri palmati. Mi piacerebbe seguire in futuro altri step aggiungendo delle altre piante, degli altri aceri palmati vicino a questi, in modo da rendere questo boschetto più interessante e bello. Perché? Per due motivi. In primo luogo, come anche un occhio non attento potrà notare, trattandosi di soli tre aceri, comunque non si riesce proprio a dare un'idea di un boschetto bello fitto, folto, anche se magari migliorerà un pochettino poi quando ci sarà su la vegetazione, però mi piacerebbe andare a portare il numero totale di aceri a 7, in modo da dare un impatto visivo molto più bello e piacevole. Il secondo motivo, del quale si saranno magari resi conto coloro che sono un pochettino più esperti, riguarda una scelta di stile, di impostazione, di realizzazione, ossia la triangolarità. Effettivamente, quando si va a realizzare un boschetto bonsai, solitamente, per non dire sempre, si pone la pianta principale, la più grossa, la più importante, in posizione più centrale, e si va poi a scalare mettendo le piante, diciamo, un pochettino più piccole verso i lati. Questo per dare un senso prospettico, che è quello che si ha quando si osserva un boschetto, appunto, un insieme di alberi da lontano, e quindi questi aceri abbastanza esili, sottili, devono sembrare degli alberi osservati da lontano. Per come io invece ho impostato questo boschetto, tra virgolette, il senso prospettico è completamente opposto, cioè pare di essere vicini, perché ho posto le piante più grandi lateralmente e quella più piccola al centro e un po' più dietro, quindi si ha quasi l'impressione di entrare, di essere vicini, e non quella di osservare un boschetto, appunto, da lontano, degli alberi da lontano. Questo fa sì che venga meno quell'effetto albero, quindi vedendole da vicino queste piante non possono mai sembrare degli alberi e si perde quel senso estetico. Quindi ho intenzione di andare a mettere un quarto acero più grande di questi qui davanti in futuro, in modo che sorga qui centralmente, dominando un pochettino la scena, ed altri più piccoli qui sui laterali, in modo tale da dare poi quel senso prospettico che si ha quando, appunto, si guarda un boschetto da lontano. Dovrebbe andare a stravolgere completamente l'aspetto di questo boschetto una integrazione come questa, però ovviamente si parla di modifiche da fare in futuro, e per il momento il risultato è questo. Comunque non sarà ottimale, però provvisoriamente sicuramente è molto più gradevole, piuttosto che vedere quei tre aceri in tre vasetti da coltivazione separati, che francamente erano un po' senza senso presi singolarmente. Adesso così già iniziano ad avere un po' più di senso, ad avere un qualcosa di bonsai. E ovviamente speriamo che poi in futuro, con queste ulteriori modifiche, andremo a migliorare il tutto e a creare un vero boschetto molto bello, piacevole da vedere. Per il momento è tutto, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un bel like se ancora non l'avete fatto, e condividetelo magari se vi va, iscrivetevi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati, e ci vediamo nel prossimo video. Ancora un saluto a tutti ragazzi, arrivederci. You